Lunedì 6 giugno, bentrovati a tutti voi gentili amici a questo appuntamento con il quale apriamo la serie di spazi dedicati all'informazione con la nostra rubrica Oltre la cronaca. Vogliamo aprire questo nostro appuntamento parlando di ciò che ha detto Papa Francesco questa mattina celebrando la messa a casa Santa Marta. Seguire e vivere le beatitudini che come navigatori indicano ai cristiani il giusto itinerario della vita, questo l'invito rivolto dal Papa, che ha esortato a non scivolare lungo i tre gradini dell'antilegge cristiana, che sono l'idolatria delle ricchezze, della vanità e dell'egoismo. Partendo dal discorso della montagna, Papa Francesco ha ricordato che le beatitudini sono la legge nuova, la guida di rotta di itinerario navigatori della vita cristiana. E rimaniamo sempre in tema parlando della celebrazione avvenuta ieri in Piazza San Pietro per la canonizzazione del beato polacco Stanislao di Gesù Maria, fondatore dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria e della beata svedese Maria Elisabetta Hesselblad, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Abbiamo in collegamento telefonico padre Claudio Savio, direttore della sede di Roma di Telepace. Buongiorno intanto, ben trovato. Buongiorno a te Giacomo e a tutti i telespettatori. Allora, raccontaci un po', ricordaci più che altro quello che ha detto Papa Francesco in occasione di questa importante celebrazione che la nostra emittente ha proposto come consuetudine in diretta. Allora, possiamo partire da quello che è un dato di cronaca, due nuovi santi nella giornata di ieri con una partecipazione non straripante come è accaduto in altre occasioni per la canonizzazione da parte del Santo Padre, ma poi sappiamo che se si è partiti con un certo numero di presenze intorno a mezzogiorno, perché poi c'era l'Angelus, la piazza si è riempita. Il Papa diciamo che ha accennato ai due nuovi santi in due parti della sua omelia, mentre poi si è soffermato soprattutto sulle letture della decima domenica del tempo ordinario, che era la liturgia prevista ieri domenica 5 giugno. Il Papa ci ha ricordato che nella passione di Cristo c'è la risposta di Dio al grido angosciato e a volte indignato che l'esperienza del dolore e della morte suscita in noi e si tratta di non scappare dalla croce, ma di rimanere lì come fece la Vergine Maria e come hanno fatto del resto sia Stanislao di Gesù Maria e di Maria Elisabetta Hesselblad, che oggi, ha ricordato il Papa, vengono canonizzati. Perché ha detto questo? Perché sia la prima lettura come il Vangelo di ieri ci raccontavano di due vedove che hanno fatto l'esperienza sicuramente drammatica della perdita del loro figlio e il Papa ha voluto puntualizzare un'espressione molto bella che a me è piaciuto tanto quando il profeta Elia dice alla vedova di Sarepta di Sidone: dammi tuo figlio. Oggi il Signore dice a ciascuno di noi di dare la nostra vita perché egli possa togliere ciò che la fa morire e la possa far risorgere, la possa far rinascere ogni giorno e quelle che sono le nostre esperienze di dolore che tante volte possono far morire la nostra vita, se le mettiamo nelle mani del Signore, Lui sa trarre ciò che di buono può servirci per camminare in avanti. E direi che veramente un motivo in più di riflessione che il Papa, in maniera molto concreta, tra l'altro un'omelia tutto sommato molto breve, ha voluto proporre a tutti noi peccatori che ci ha ricordato il Papa, soprattutto in questo anno santo straordinario della misericordia, siamo sollecitati a dare ciò che noi siamo perché il Signore oggi e tutti i giorni prende su di sé quelli che sono i nostri peccati, li toglie e ci restituisce vivi alla Chiesa stessa. Questo in brevissimo quella che è stata l'omelia Certo. del Papa nella celebrazione di ieri. Ok,
Grazie per averci ricordato quanto appunto pronunciato da Papa Francesco in questa occasione, averci fatto anche rivivere, accompagnato dalle immagini, quelle che sono state un po' le sensazioni provate in occasione di questa importante celebrazione. Buona giornata. C'è sconcerto e dolore, qui apriamo quindi una parte dedicata alla cronaca locale per il furto sacrilego avvenuto al santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda, siamo in provincia di Verona. Il tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. In questa occasione i ladri hanno rubato la coroncina della Madonna e altri oggetti. Al momento indagano i carabinieri di Peschiera. Per noi ha seguito e ci racconta i fatti in questo servizio la collega Marina Zerman. Ecco com'era la statuetta della Madonna del Frassino fino a pochi giorni fa. Ed ecco come si presenta ora nel reliquiario posto in chiesa senza più le coroncine d'oro dopo il furto sacrilego. Questo è l'altare laterale dove la statuetta della Madonna venerata da secoli è abitualmente custodita, il cristallo divelto e scheggiato nel luogo più amato del santuario. Nelle parole del rettore, padre Casonato, tutto lo sconcerto per questo gesto. Hanno rubato qualcosa che è molto prezioso, per fortuna che hanno lasciato qui l'immagine della Madonna, che è senz'altro la realtà più bella di questo santuario. Però hanno portato via, ecco, le corone che attornavano, ecco, questa immagine della Madonna e poi alcuni monili d'oro, ecco, che generalmente mettiamo, anche perché sono segno dell'amore, della devozione della gente, ecco, che porta questi oggetti, ecco, perché siano vicini. Sono oggetti che generalmente sostituiamo, ecco, continuamente, ecco, perché è parecchio quello che donano e la gente poi ha anche un po' piacere di vedere, ecco, quindi noi lo mettiamo per un po' di tempo, poi sostituiamo. Il valore più grande senz'altro erano queste due corone, ecco, che erano così care, ecco, senz'altro. Quello che dispiace particolarmente è che siano andati proprio lì, nella teca, dove è conservata l'immagine venerata da secoli della Madonna. Ecco, questo ha colpito tantissimo noi e ho visto anche ieri tutta la gente. Ecco, io quando sono arrivato, ecco, appena sentito l'allarme, mi sono precipitato, pensavo che avessero portato via anche l'immagine della Madonna. Poi alzando i vetri ho visto che l'immagine era lì e così gli ho dato un bacio. Dispiace, perché si è un po' colpiti al cuore, vero? Proprio in quest'anno della misericordia in cui le porte del santuario sono aperte a tutti. Ecco, e sono aperti anche i ladri. Noi ieri abbiamo pregato per loro, ecco, perché capiscano il male che hanno fatto, la profanazione, senz'altro qualcosa che noi consideriamo prezioso, consideriamo caro. Ecco, quindi questo penso sia il danno più grande. I ladri sono passati dal cimitero per entrare con una scala attraverso questa finestra, poi hanno forzato la porta per arrivare alla cappella laterale del santuario. Era dal 1979 che non c'era un furto simile, ma dal 1930, anno della prima incoronazione, è la quinta volta che la coroncina viene rubata. Un gesto che fa ancora più male nell'anno santo della misericordia, in cui l'affluenza dei fedeli è ancora più alta. Circa 90.000 le presenze a maggio con più di 21.000 comunioni distribuite. Qui si vede che c'è qualche cosa di cattivo, ecco, sotto che spinge queste persone, perché penso, certo, avranno anche bisogno, saranno povera gente, ecco, però toccare ciò che è più sacro, ecco, ciò che tocca la fede, tocca la sensibilità dei cristiani, veramente è un grande dolore. Apriamo un'altra parte dedicata all'informazione per quanto riguarda questo nostro spazio. Leggendo le prime pagine, il titolo di apertura anche di tutte le edizioni online dei principali quotidiani italiani, ovviamente l'argomento principale trattato è relativo ai risultati delle elezioni amministrative, il cui spoglio è avvenuto nel corso della notte e che ora ha avuto il suo verdetto definitivo. Ci sono già ovviamente
ovviamente i commenti da parte dei vari leader dei partiti o delle coalizioni che hanno espresso le loro valutazioni in rapporto a quelli che sono i risultati che si sono palesati proprio dopo lo spoglio delle schede elettorali. Si temeva ovviamente come elemento di previsione che ci potesse essere un particolare calo dell'affluenza, calo che c'è stato, riconducibile a circa un 5%, più contenuto nelle zone di provincia che non nelle grandi città, un dato comunque di disaffezione che continua a crescere per quanto riguarda gli elettori italiani chiamati al voto, in questo caso per scegliere i sindaci delle rispettive città. Allora, cambiamo un attimo per quanto riguarda la scaletta in programma, torneremo ad occuparci più avanti dei risultati elettorali per le elezioni amministrative. Noi ora vogliamo parlare di ciò che accadrà oggi in Terra Santa, un appuntamento molto importante, e ne parliamo con Ilaria Cesanelli, che è giornalista del Franciscan Media Center. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno, bentrovati a voi. Allora, dicevo, oggi è una giornata davvero molto importante, perché lo chiedo, perché ce lo illustri, che cosa accadrà? Assolutamente, allora oggi è una giornata decisiva perché ci sarà il primo ingresso ufficiale del nuovo custode di Terra Santa, che è Fra Francesco Patton, che è arrivato qui a Gerusalemme pochi giorni fa in via ufficiosa, ma in via ufficiale entrerà oggi per la prima volta. Dico per la prima volta perché a partire dalla giornata di odierna ci saranno diversi appuntamenti in cui il custode entrerà nei principali santuari che sono poi custoditi e gestiti dai frati francescani. Certo. Quale sarà il primo punto, il primo passaggio, a quale porta? Allora, il primo punto ci partirà dalla porta di Jaffa, il Jaffa Gate, per partire in processione sia con i parrocchiani e il pubblico e i fedeli, certo, ma poi anche con le varie autorità, sia dell'ordine dei frati minori, dei francescani. In particolare oggi sono qui presenti sia il visitatore, Fra Jacob Varnai, sì, che il custode emerito, padre Pier Battista Pizzaballa, oltre poi ai vari capi delle chiese, quindi non solo del rito cattolico, ma anche le altre chiese presenti, e le autorità civili e poi di conseguenza il popolo. Si parte dalla porta di Jaffa sì, per andare in processione fino al convento di San Salvatore, che è il convento della sede della Curia francescana. Certo. E nei prossimi giorni il programma che cosa prevede? I prossimi giorni, allora, sarà un programma molto fitto, perché oggi si parte da lì, poi domani, martedì, ci sarà l'ingresso al Santo Sepolcro, quindi l'entrata ufficiale al Santo Sepolcro, dove ci sarà anche lì il precedente custode ad accogliere appunto il nuovo custode, e questo è l'appuntamento di domani, martedì. Dopodiché sì, mercoledì si partirà dal Sacro Cenacolo e si entrerà all'interno del Sacro Cenacolo sul Monte Sion, perché ricordo che il titolo ufficiale del custode è quello di guardiano del Monte di Sion, perché storicamente il Cenacolo è la prima sede che è stata diciamo occupata, che ha ospitato i francescani fino al XVI secolo, in cui poi sono stati cacciati. Certo. E quindi questo per quanto riguarda mercoledì. Dopodiché giovedì si entrerà nella chiesa della Natività a Betlemme, e poi sabato al nord tra Jaffa e sabato prossimo 18 giugno a Nazareth. Raccontami un po' come si sta vivendo la vigilia di questo inizio di ingresso. sì, allora qui il clima c'è un clima di attesa Certo. Sia tra il popolo che tra le persone, perché appunto si sa che ufficiosamente il nuovo custode è arrivato, ma non è ancora stato visto pubblicamente. Per cui anche ieri c'è stata questa messa di ringraziamento e saluto a padre Pier Battista Pizzaballa nella parrocchia di Gerusalemme, e probabilmente il nuovo custode era in incognito nel pubblico, ma ufficialmente non ha parlato, appunto non si è ancora visto. Quindi c'era molta aspettativa per accogliere il nuovo custode, che tra l'altro è stato qui in Terra Santa solo una volta un paio di giorni, per cui
l'attesa è reciproca sia da parte del popolo qui, sia da parte sua, che è il primo che appunto ha già dichiarato di essere il primo a essere in una posizione di ascolto per conoscere questa terra che è così complicata e affascinante insieme. E voi come operatori della comunicazione come seguirete e in che modo seguirete queste giornate? Noi saremo presenti tutte quelle giornate realizzando anche dei live, sì. Quindi c'è la possibilità di seguire proprio in diretta streaming i vari appuntamenti principali di queste giornate, oltre che ovviamente saremo presenti per poi intervistare i personaggi diciamo fondamentali per sentire un po' anche gli umori sia all'interno della custodia che poi nel popolo. Certo, bene. Ieri una cosa che diceva il parroco durante la celebrazione di ringraziamento a Pizzaballe è che la figura del custode, pur essendo uno diciamo straniero rispetto ai locali, perché comunque è tradizionalmente un italiano, sì. Comunque è una figura che è molto vicina anche ai parrocchiani, tanto che diceva ieri il parroco, spesso salta addirittura la figura del parroco per occuparsi direttamente dei parrocchiani, dei più bisognosi, degli ultimi. Quindi insomma, il ruolo del custode è un ruolo proprio quasi di un parroco allargato, insomma, molto vicino al popolo. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questa tua testimonianza, per averci spalancato questa finestra verso la Terra Santa, verso la quale siamo sempre ovviamente molto molto legati e buon lavoro anche soprattutto. Grazie mille, grazie, buon lavoro a voi. Allora, grazie alla collega Ilaria Cesanelli del Franciscan Media Center. Noi andiamo avanti. Prima di parlare di tornare sull'argomento delle elezioni amministrative, con questo do anche una segnalazione alla regia, vorrei aprire una parte ancora dedicata alla cronaca locale. Lo facciamo parlando della festa dei carabinieri. Oggi, come in tutte le province, i comandi provinciali dell'arma, si è svolto questo momento celebrativo, ma nel quale viene di fatto tracciato anche un bilancio dell'attività svolta. Prevenire l'illegalità ed essere a fianco dei cittadini, questo l'impegno dei carabinieri. Marina Zerman ci racconta quanto è accaduto quest'oggi. 509.000 richieste al 112, quasi 140.000 autoveicoli controllati, 199.209 persone identificate per controllo. Sono alcuni dei dati dell'attività annuale dei carabinieri presentati in occasione del 202° anniversario di fondazione dell'Arma, alla presenza delle autorità cittadine nella sede del Comando Provinciale di Verona. Non è un momento di autocelebrazione, solo una mezz'oretta di fermo di macchine per una rappresentanza per ringraziare i carabinieri che hanno operato durante il nostro anno sociale, chiamiamolo così, giugno 2015 giugno 2016, ringraziare le autorità che ci danno tanto aiuto e ci sono sempre vicine e soprattutto anche le popolazioni che ci dimostrano davvero nel concreto tanto affetto e tanta solidarietà sempre. Quale resta l'impegno dei carabinieri in un contesto sociale come quello odierno? L'impegno è costante, attenzione alla qualità della vita dei cittadini per quanto riguarda la nostra parte e cercare nei limiti del possibile di prevenire, di rappresentare l'uniforme come stato amico piuttosto che prevenire, anche se certe volte, che reprimere anche se certe volte è necessario. Nell'occasione sono stati consegnati una ventina di riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti per professionalità e altruismo nel compiere il loro dovere. Un segno anche per una famiglia che dopo essersi rivolta ai carabinieri ha voluto ringraziarli a testimonianza del legame stretto tra cittadini e arma. Mio figlio si è allontanato da me e non riuscendo a trovarlo da sola ho cercato l'aiuto dei carabinieri, ho chiamato il 112 che sono usciti tempestivamente e si sono attivati immediatamente per cercarlo. Mi hanno chiesto la descrizione o altro e loro nel giro di mezz'ora, 40 minuti sono riusciti a riportarmelo a casa, sapevano dove andare, come cercarlo e si sono attivati nel miglior modo. E dopo lei ha voluto ringraziarli. Certo, era doveroso ringraziarli perché come mamma, insomma, non trovare il figlio è una cosa che prova molto e
ci tenevo a ringraziarli. Ho avuto piacere, con loro consenso, di far intervenire questa famiglia. Abbiamo rindividuato il figliolino di 10 anni che si era smarrito. È un episodio che, se non avesse avuto luce da parte della famiglia per ringraziarci, per noi sarebbe stata quotidianità. Non avremmo mai conosciuto questo episodio, che non è una cosa straordinaria, ma ci ha fatto tanto piacere. Questo dunque per quanto riguarda la festa dell'Arma dei Carabinieri. Torniamo ad occuparci di elezioni amministrative. Si andrà al ballottaggio in tutte le città capoluogo di regione, con la sola eccezione di Cagliari, dove il centro-sinistra con Massimo Zedda ha incassato una riconferma al primo turno. Abbiamo in collegamento telefonico il direttore dell'agenzia SIR, Domenico Delle Foglie. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Allora, valutando i dati che sono emersi dopo lo spoglio delle schede, qual è il primo dato politico di questo voto amministrativo del 5 giugno? Beh, intanto io direi un dato più generale, che è quello che riguarda il tema delle astensioni, e cioè non c'è stato quello che io ho definito lo tsunami astensionista, cioè il timore che davvero ci fosse una valanga di astensioni è stato in realtà evitato. Questo rischio è stato evitato, con una particolarità che riguarda invece le grandi città, dove, esclusa Roma, e si può spiegare anche con l'avanzata del voto dei 5 Stelle, in realtà poi le grandi città hanno subito un passo indietro sotto il profilo dei votanti. Sì. Invece l'Italia profonda ha tenuto, e questo perché ha compensato, no, questi voti mancanti dei grandissimi centri, e invece l'Italia profonda ha tenuto, il che dice molto anche del rapporto più diretto che c'è sul territorio, nei piccoli centri, nelle medie nostre città, fra l'elettore e il territorio, fra l'elettore e la gente, fra gli elettori e i cittadini, e il palazzo fra i cittadini e il palazzo. Più difficile è la situazione nelle grandi città, dove certo. Si avverte una grande distanza, distanza fra il palazzo e il popolo. Si è fermato una specie di tripolarismo, possiamo dirlo? Sì, questo è il dato poi politico, che mi pare si venga profilando, che avrà, questo delle conseguenze, perché è evidente l'avanzata del Movimento 5 Stelle, nessuno poteva immaginare anche un successo di questo spessore, soprattutto su Roma, anche se, i suicidi messi in atto sia da parte del centrodestra, no? Con Forza Italia, con i candidati che si sono sostanzialmente spartiti il campo del centrodestra, certo. E poi non arrivando al ballottaggio, e un centrosinistra reduce dall'apocalisse Marino, per cui ambedue veramente abbiamo assistito a un suicidio tanto del centrosinistra che del centrodestra. Allora la partita riparte, perché non è detto ancora, ma evidentemente la Raggi parte in posizione avvantaggiata. Questa però è un dato che emerge un po' dappertutto, che pone una grande questione, cioè se il nostro sistema, come spesso accade, al di là di tutte le fantasie anche dei politologi e anche delle previsioni che vorrebbero, no, la Terza Repubblica nasce all'insegna del bipolarismo, e invece no, oggi il voto delle amministrative ci restituisce un tripolarismo, nel quale tripolarismo, cosa importante, il secondo posto in questo caso se lo giocano in realtà i 5 Stelle con quello che resta del centrodestra, che non è esattamente neanche l'immagine generale del paese, a dire la verità, perché poi bisognerebbe andare nei territori e capire anche cosa avviene al nord, al centro e al sud, però è un dato. E assieme a questo, che si porrà poi in prospettiva, forse accelererà anche dei processi politici, penso alla reazione del PD di Renzi, penso a Renzi stesso, il quale oggi usa toni ovviamente molto, molto, fra virgolette, dimessi, cioè dice non è una debacle, però vorremmo tanto di più, si arrabbia molto per Napoli, dove il candidato civico De Magistris ha sfondato ancora una volta. Ecco, però queste, quali le conseguenze? Beh, io immagino a questo punto, l'ho anche scritto, che è molto probabile che Renzi acceleri sul Partito della Nazione per fronteggiare un altro dei due poli che concorreranno per l'eventuale ballottaggio in sede, quando verrà approvata la nuova legge elettorale. E cosa sarà allora? Forse ci troveremo dinanzi a un mondo nuovo, cioè a un PD che non è più PD ma è un partito della nazione, dove potranno convivere tante anime diverse, forse un po'
passatemi anche la forzatura, un po' più Democrazia Cristiana che PD, insomma, cioè certo, con mille tante correnti, e poi invece un fronte antisistema che è quello del 5 Stelle, che però probabilmente alla prossima tornata elettorale dovrà presentare anche i risultati ottenuti nelle grandi città, certo, anche solo Roma diventa poi, come dire, la cartina di tornasole, ecco, diciamo, della loro capacità di governo complessiva. Grazie per... Direi per dire, sì, se posso aggiungere una piccolissima cosa, che non può star sereno nessuno, come ho scritto, usando l'immagine di Renzi. Esatto. No, Berlusconi non ci sta per niente sereno, Beppe Grillo esulta, ma gli direi di stare un po' tranquillo, non può stare nemmeno sereno lui, e neppure Matteo Renzi. Va bene. Grazie mille. Grazie e a voi, buon lavoro. Ieri si è tenuta la festa degli amici della comunità Regina Pacis, che compie 30 anni di vita. Nei giorni scorsi siamo stati ad incontrare alcuni membri della comunità per approfondire il loro carisma. 30 anni e non sentirli. Dal sogno del medico Alessandro Nottegar, oggi servo di Dio, con la moglie Luisa Scipionato e alcuni amici, iniziò a Verona la comunità Regina Pacis, una realtà che vive di provvidenza e di preghiera. La comunità è una realtà molto particolare, originale, perché è suscitata dallo Spirito Santo, e quindi lo Spirito Santo fa sempre cose nuove e diverse. Quello che ci caratterizza è la vita in comune, e viviamo insieme famiglie, religiosi, religiose, laici e sacerdoti. E condividiamo la stessa missione, lo stesso spirito missionario in senso ampio, perché l'attività prevalente della comunità è l'evangelizzazione, sotto tanti aspetti, in tante modalità, verso le famiglie, verso i giovani, e poi l'opera missionaria caritativa. Poi vi affidate alla provvidenza. Sì, questa è secondo me una delle cose più belle che viviamo, un'esperienza che ci fa crescere nella fede e che molti anche guardano con stupore. Da 30 anni la comunità, non solo di Verona, ma in tutte le missioni, vive giorno per giorno totalmente affidata alla provvidenza. È anche per me incredibile. Spesso vado a chiedere all'economo, ma come possiamo questo mese? E accade che il Signore in un modo o nell'altro ci fa sempre arrivare tutto il necessario. E se non arriva vuol dire che non abbiamo bisogno. All'estero la comunità Regina Pacis è presente con 3 realtà in Brasile, con le scuole sostenute dall'adozione a distanza, e poi a Budapest e a Medjugorje nell'assistenza agli anziani soli. In questi anni molte persone si sono avvicinate a questo carisma particolare della comunità. Suor Giovanna è nella comunità fin dagli inizi, 29 anni fa. E mi ritengo molto fortunata, ecco, perché avevo solo 19 anni, la comunità era proprio all'inizio. Però la cosa che mi attirava era un fuoco di amore per il Signore. Ecco, questo è stato quello che mi ha attirato e che ci porta avanti nell'appartenenza alla comunità. E soprattutto, ecco, penso sempre che ho avuto la grazia di conoscere anche Sandro, per un pochino, Alessandro. E questo suo esempio di servizio, di donazione, di amore, mi ha interrogato, ecco, per dire: abbiamo una vita sola, e vale la pena spenderla fino in fondo. Questo per quanto riguarda la comunità Regina Pacis. Diamo uno sguardo all'edizione online di Avvenire, una notizia da Fallujah. I miliziani del Daesh sparano sui civili che cercano di fuggire dalla città irachena di Fallujah. Lo riporta il Consiglio norvegese dei rifugiati. Le forze di sicurezza irachene avrebbero scoperto una fossa comune con più di 400 cadaveri. Mentre ora vi propongo un'altra notizia che arriva da Strasburgo. Utilizzare i fondi europei per promuovere investimenti privati nei paesi d'origine dei migranti, in particolare in Africa, è questo uno dei punti qualificanti del Migration Compact, ovvero il nuovo piano dell'Unione Europea per affrontare le cause remote della migrazione. Il tema è arrivato in discussione alla plenaria dell'Europarlamento oggi, Europarlamento riunito fino al 9 di giugno a Strasburgo, appunto, definito dalla Commissione dell'Unione Europea il piano
verrà illustrato nel corso della seduta di domani dal vicepresidente dell'esecutivo Frans Timmermans e dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Federica Mogherini. Con questa notizia relativa all'Unione Europea siamo arrivati al termine del nostro quotidiano momento dedicato all'informazione con Oltre alla cronaca. Grazie a voi gentili amici per averci seguito e buon proseguimento di giornata.